Ciao ragazzi, bentornati a tutti alla nostra rubrica di Taglio Corto. Da me, Francone. Franci oggi è un po' debilitato da un'operazione, però sì, determinato sempre... e tenace è qui sempre, con noi lo stesso. Sempre, non molliamo. Allora, oggi abbiamo portato un altro ragazzo componente della Curva Nord che adesso vi presentiamo. Ciao ragazzi. Matteo, alias Chuck, della Curva Nord, perché lo conoscono tutti con questo nome, a volte... Io ho provato anche a chiedere questo soprannome, perché tante volte abbiamo provato a chiedere qualche volta, no sai, noi conosciamo Matteo, chi è Matteo? Chuck, ah sì, è di Chuck, ma si chiama Matteo in realtà, però vabbè, adesso... Devo andare all'anagrafe e far correggere due cose. Cambiare il nome. A finire che tu hai la colpa, quello che è Matteo. Non esatto, c'è. Esatto. Fantastico. Allora, entriamo subito nel vivo. Allora, Matteo ha partecipato con noi lunedì alla nostra diretta, abbiamo parlato di tanto, della Curva Nord, dei suoi... match, perché Matteo è stato un pugile, è ritornato in attività da poco, ma se volete andare a rivedervi la live di lunedì la trovate poi sul nostro Instagram. Allora Matteo, cominciamo dagli antipodi, no? Raccontaci un po', dove sei nato, la tua infanzia, dove sei cresciuto? Ma io nasco ad Esio, nel Milanese, quindi sono e mi sento un figlio di Milano, nonostante per qualche anno mi si è trasferito in Toscana per esigenze lavorative, chiamiamola così. I miei genitori hanno deciso di cambiare stile di vita e quindi si sono spostati in Toscana. Io ero giovane, sono stato costretto a seguirli fino a che non ho ritrovato la mia realtà lavorativa e sono tornato in quella che è e considero la mia città. E in seguito ho trovato una compagna che adesso è diventata mia moglie, la madre dei miei figli, anche lei vive qui e quindi anche con lei mi sono stabilito sempre di più in questa città e me ne sento parte integra. Quindi parte integra di Milano in tutto e per tutto, tu sei tifoso dell'Inter come abbiamo anticipato all'inizio della puntata. E, essendo nato e cresciuto in questa città, essendo appartenente a questa città e sentendomi in dovere in qualche modo di rappresentare e difendere questa città, l'unica squadra da poter tifare era quella, quindi partiamo subito con le frecciatine. noi ci asteniamo perché siamo, la scelta non è stata difficile su quale era, siamo super partes oggi, fra scegliere la direzione da prendere. Quindi io partirei subito da questo. La tua vita è caratterizzata da tanti aspetti e tante sfumature. Tu sei stato nel tuo lavoro una persona in gamba, poi andremo a parlare di questo. Sei stato per tanti anni parte della Curva Nord, ad oggi parte attiva e di riferimento quasi addirittura, poi spiegherai tu il come. Hai combattuto per tanti anni, sei stato un pugile. Io partirei dall'inizio. Come ti sei avvicinato al discorso Inter e quindi stadio? Il discorso Inter non te lo saprei dire, perché parliamo veramente di tanti anni fa, ero piccolino, cioè non so precisamente dirti come sono diventato interista, anche perché mio papà del calcio gliene frega poco. Ok. Sembra che simpatizzasse forse prima la Juve, poi il Milan, adesso si è trasferito a Viareggio e decidi di fare lo Spezia. Però da quando io ricopro questo ruolo in curva, viene allo stadio con me e quando è allo stadio comunque tipo l'Inter, se segna, esulta. È amante dello sport, è amante, diciamo, dello dai. Sport. Mio padre è amante dello sport. Penso che l'unica cosa per cui ho visto veramente fare il tifo sono stati i miei match. Lì veramente l'ho visto coinvolto e esultare alle mie vittorie, alle mie prestazioni, ai miei risultati. Per il resto... gli va bene tutto. Certo. Mia madre è una donna, il calcio ha tolto qualche piccola eccezione e una sono in casa, per il resto sono meno accanite, diciamo. Ok. Quindi probabilmente gli zii, i cugini sono tutti interisti e... quindi la famiglia hanno, quindi ha... sì, mi hanno avvicinato loro. Poi mi ricordo sicuramente di essermi innamorato di Matteus. Ah. Matteus per me è stato il mio primo... riferimento, il mio primo giocatore di cui mi sono innamorato. Mio padre mi aveva costruito, mia famiglia, i miei genitori, mio nonno, sono una famiglia di falegnami, arrivano dalla falegnameria, quindi mio padre in falegnameria mi aveva preso questo posto in grandezza naturale di Ronaldo, l'aveva appiccicato su questo pannello di legno, l'aveva sagomato
come proprio fosse lui, grandezza naturale, me l'aveva messo in cameretta. Io ero affascinato da questo giocatore, per quanto ero piccolo ancora non capivo tanto, in più quell'anno l'Inter vince lo scudetto, quindi sto parlando di 88-89, io avevo 89. 4 anni, 5 anni, e il primo carosello. Ma il poster di Matteus? Sì, sì, ah, Matteus. Ok, no, perché hai detto Ronaldo. Parlavo di Matteus. Matteus, ho detto Ronaldo. Sì, sì, hai detto Ronaldo. Probabilmente si è proiettato 10 anni dopo, a un altro fenomeno però. Parlavo di Matteus, e quindi mi innamoro di lui, mi innamoro dell'Inter, che vince lo scudetto, del carosello, e da lì basta. È stato, nasce la passione. Sì. Questo è quello che ricordo bene. Già ero interista, però prima, sai, prima di 4 anni non so dirti cosa realmente, cos'è stato con la scintilla. Certo. Invece ti posso dire assolutamente che Matteus e l'Inter dei record sono state la vera Inter che mi ha fatto innamorare, ha fatto diventare tifoso realmente. Beh, Franci, tu che sei uno che ha ottima memoria di vittorie, mica vittorie, di statistica, in quegli anni là erano facili per l'Inter, i ragazzi innamorarsi dell'Inter. L'Inter dei record, 88-89. Se non mi sbaglio, trapattoni, record di punti, tra l'altro nello scudetto a 2 punti, e quindi direi che c'erano tutti i crismi per innamorarsi di quella, soprattutto di quel calciatore che poi anche l'anno dopo fece un mondiale fantastico in Italia, e vinsero anche il mondiale in finale contro l'Argentina col rigore di Andy Brehme. Sì. Col mondiale per noi. Altro interista insieme a Crisman, erano i tre tedeschi che dovevano rispondere ai tre olandesi del Milan. Bene, un bel aneddoto. Diciamo che tra i tre l'unico che non andò benissimo fu Klinsmann, secondo me. Però gli altri due erano un'altra stoffa. Cioè, per me gli altri due erano un'altra stoffa. Cioè, non fece malissimo, però non era sullo stesso livello. Secondo me Andy Brehme e Lothar Matthäus. Io credo che proprio... Matthäus, per quel calcio, per quegli anni, era un extraterrestre. Sì, chiaro. Brehme era un ruolo... Lì ancora non c'erano i terzini adesso. Terzinaccio era quello, lui è stato il primo a essere un po' sopra le righe, quindi è stato rivalutato da tutti e ha fatto la differenza. Davanti quegli anni comunque ce n'erano stati e ce n'erano di attaccanti. Erano del calcio d'oro in Italia, in Serie A soprattutto. E quindi Crisma ha fatto il suo compito, niente di che, magari ha fatto meno scalpore, tutto qua. Sì. Matte, come ti avvicini invece all'ambiente stadio? Visto che tuo papà, di solito è sempre il papà a portarti allo stadio, visto che invece ci hai detto che tuo papà non era un appassionato. Ok. Il fratello di mio padre, il più piccolo, loro sono 5 fratelli, 4 maschi e una sorella, sono in 5, e il più piccolo, tifoso interista, mi porta per la prima volta allo stadio e mi porta in curva, perché lui era abbonato con i suoi amici in Curva Nord, secondo l'Anno Verde, e non era un non faceva parte di nessun gruppo. Ok. Però erano abbonati e frequentavano, facevano qualche trasferta ogni tanto, e fu lui il primo a portarmici. E quello fu il danno più grosso della mia vita. Quello fu... lì... Lui voleva fare un'opera di bene, invece ha creato un mostro. È stato, sì. Io cosa ti ha affascinato del... Non lo so, è stata una realtà, un mondo che mi ha subito preso, mi ha subito dato delle emozioni indescrivibili, che mi sono sentito a casa dal primo giorno. Cioè, più che a casa... Il tuo habitat. Sì, ma poi mi ha messo ambizioni. Cioè io ho capito non solo che volevo essere lì, ma che volevo diventare e prendere il posto di qualcuno che era lì. Cioè ambivo, io mi chiedevo, io ero piccolino le prime volte e vedevo, non stavo neanche, addirittura stavo sopra in seconda transenne, mio zio stava su in alto, e vedevo i ragazzi nella seconda balaustra con questi megafoni, questi tamburi, queste, e io dicevo io un giorno devo stare in transenna, arrivavo in transenna, io un giorno devo avere il megafono, io... Cioè, è sempre stata un'ambizione a capire come funzionava questa organizzazione, questo meccanismo, e a raggiungerlo. Ho sempre avuto questa attrazione su questo, in questo mondo. E i primi anni di mio zio ero piccolo. Siamo parlando degli anni 90, fine anni 80, no, inizio forse, 90. Forse qualcosa in più, mio zio. Perché poi io mi ricordo che invece, prima mio padre mi tirava un attimino le certo. Perché naturalmente, quindi... Mio zio ogni tanto capitava che qualche amico non andava, tessera libera, mi chiamava, io ero sempre a pregare che qualcuno mollasse la tessera. E quando c'era l'occasione andavo, fino all'anno 89, no, 98, 97, 98, 99. Lì Ronaldo. Il primo anno di Ronaldo. Che combacia al mio primo abbonamento. Ok. Che avevo 15 anni. Mio padre mi dà l'autorizzazione di fare il mio primo abbonamento. Quindi io quell'anno lì mi abbono
inizio a frequentare il Secondo Verde, ma a frequentare è un problema grosso, perché io andavo alle partite che iniziavano alle 3, io a mezzogiorno, alle 11 ero giù, a cancelli chiusi, si parlava che non c'erano tornelli, non c'erano divisori, non c'era niente. Tu ti mettevi davanti al cancello e aspettavi pioggia, vento, sole, freddo, che aprivano sti cancelli per correre come un pazzo su di sopra e prendere il posto più ambito, perché non è che... Lì era chi arrivava prima. Lì, ancora adesso, se non hai, tra virgolette, i giorni, i gradi, comunque le conoscenze, la curva non ha posto assegnati. Certo. Chi prima arriva meglio alloggia. Ok. E io, essendo un pischello che non conosceva nessuno, io non avevo riferimenti in curva. E io, quello che sono oggi, sono forse uno dei pochi che io me lo sono sudato tutto. Cioè, io sono partito veramente da zero. Io non avevo amicizie, non avevo conoscenze, io l'unico era mio zio, che è un bravissimo ragazzo, che andava ogni tanto su in alto con i suoi amici, quindi non è che potevo appoggiarmi a qualcuno. No, no, chiaro, chiaro. Ho iniziato così, mi piazzavo una o due ore, io facevo prima la corsa per arrivare il primo a piazzarmi davanti al cancello, in modo che, stando per primo in fila, all'apertura, ero il primo a salire e poter prendere il posto che preferivo. Naturalmente, con me... Poi ha iniziato a venire qualche mio amico, uno in particolare della mia età, che siamo cresciuti insieme, scuola assieme, e poi si sono aggregati un po' di ragazzi del mio paese più grandi. Avete fatto un gruppetto? Sì, che ci sfruttavano. Ok. Perché loro, gente grande, perché io ho sempre uscito con gente più grande, non venivano con me a fare le corse. Vai giù e ti riposti. Andavano avanti. Ero pure il pischello che faceva le corse, per il posto più grande. Vabbè. Se l'è sudata, si può dire che se l'è sciarpe, sudata. Litigavi con i più grandi, che arrivava a me come le frega, mi metto io. No, Quando loro era la tarantella, era un vivere la partita in maniera diversa. Adesso non è impensabile, come diciamo anche in tante occasioni, una roba così non esiste più. Adesso arrivano alle 8:44 e salgono. Ma c'è un episodio in particolare genuino che ti ricordi dalla tua prima esperienza allo stadio, di qualche aneddoto, che hai visto qualcosa, oppure non so, del popolo che viveva in maniera totalmente differente questa roba qua rispetto ad oggi? Cosa magari puoi anche aver visto che ad oggi è impensabile? Vabbè, impensabile più che essere... Io ero ragazzino, ero piccolo. A un certo punto mi giro e vedo un motorino di fianco a me. Ah, è vero, era quegli anni là. Okay. Di cosa stavo parlando? Dire, no, certo. Cioè, io ero presente. E ero presente, non ero frequentatore accanito, non ero ancora, non facevo parte ancora di gruppo o quant'altro, ero giovane. E mi sono girato e mi sono trovato questo motorino, proprio dove ero io, casualità. Quindi poi sapete tutti quello che è successo. Certo. Io mi ricordo perfettamente quando torno a casa. Torni a casa, cosa fai? Racconti ai tuoi genitori quello che è successo. No. Come glielo spieghi? Quindi, zitto, proprio no, si è messo a tavola. Come è andata? Tutto a posto, tutto bene. Te l'ho detto che parte il telegiornale. Okay. Subito la scena. Del... Era così, no? Non è che c'era Sky. Certo. Telegiornale, parlano dell'accaduto, immagini, e secondo voi in primo piano di fianco a questo motorino che inquadrano? Che tra l'altro avevo, mi ricordo ancora, questa felpa dei Boys Sun, gialla, quindi con i Boys, c'era la transenna con lo striscione Boys Sun e dietro loro non sagomati, potevi passare inosservato, gialla. Cazzo, come passa l'immagine, bam, lì di fianco mio padre mi guarda e mi dice: ma tutto a posto? Mi ha detto che era tutto a posto, tranquillo. Scena molto iconica scena anni 90 del movimento ultra. Sì, iconica, quella è veramente iconica, bravo. Quelle sono cose che come puoi non puoi pensare che possano succedere di nuovo? No, io penso che se mi trovassi non farle, non puoi pensarle. A fianco, no. Penserei di aver assunto poi, qualche sostanza stupefacente. Coi secoli, ma ad oggi sappiamo che c'è dietro una storia. Certo. E quindi sappiamo il perché, per come, cosa è successo. Con l'Atalanta è successo, con i bergamaschi. Ci sta anche, capito? Io ancora ad oggi, che sono responsabile di curva, insieme a altri ragazzi... Tra l'altro Marco l'avete anche già intervistato, certo, sì, è un amico di tutti, oltre che un fratello. E a livello di organizzazione è uno sfottò che ritengo gogliardico e valido, portare un motorino che ti ho portato via a te, che sei venuto minaccioso nella mia città a sfidarmi, ti mando a casa in piedi, ti prendo in giro, cioè il gesto ci sta.
come sempre poi... Sì, se vogliamo spiegare oltre... per i più giovani quel pomeriggio i bergamaschi... Vennero, e tra l'altro passarono di qua, noi siamo a Cologno, passarono sul vialone e noi mi ricordo che eravamo in giro e vedemmo questo stormo di motorini e non capivamo chi fossero, eravamo piccoli, ti ricordi? Crearono problemi sotto lo stadio, allora i frequentatori della curva ebbero uno scontro con loro e in questo scontro portarono via dei motorini. E decisero, uno di questi che si narra che fosse del loro capo storico, che tra l'altro adesso ha appena fatto un film, sì, e hanno deciso di portarlo su per mostrarlo, perché loro erano dall'altra parte, certo, mostrare il trofeo. È come una sorta di bottino di guerra. Romperlo, dargli fuoco. Portato in trionfo. E questa cosa è stata molto bella. Poi mi ricordo che gli cantavamo sotto questo sole, perché era estate. Sì. Bello pedalare se non hai il motorino. Certo. E lui in bicicletta, tornate in bicicletta. Sì, quindi sì, tutto sì, molto gagliardico. Certo, poi la decisione di lanciarlo. Sì, no, lì forse poi poteva... lì non è stata... dai referenti, dai responsabili, certo, c'è sempre lo scemo di turno che va oltre, che quello può diventare pericoloso, sì, perché un rimbalzo sbagliato se no, scherzi, ragazzi, partono pezzi, comunque sì, quello quindi è stato un gesto sbagliato da... un gesto da condannare, tutto il pre... Tutto giusto, dai, ragazzi. Dai, inutile cosa, fare finte, cosa fare finta, di meglio, finto moralismo. Io era, ad oggi, che sono divertente, dai. Pagherei per poter portare una cosa del genere, un trionfo, uno smacco così, una tifoseria rivale come poi... l'Atalanta per noi. Che è una, sì, che è una grande tifoseria, grande rivale vostra. Quello è sicuramente uno degli episodi. Questo ci più... porta appunto a poi il discorso attuale, che tu adesso sei diventato responsabile, referente, se vuoi spiegare meglio il tuo ruolo che hai tutt'oggi. Ma nella curva dell'Inter. Vabbè, io col passare degli anni inizio a frequentare la curva con più frequenza, inizio a conoscere personaggi, inizio a far parte del primo gruppo, che era in seconda Transenna, da lì inizio a conoscere il direttivo, inizio a conoscere i vecchi capi, inizio a trovarmi veramente bene con uno di loro, diventiamo amici, mi prende, diciamo, in simpatia o comunque valuta la mia persona in maniera idonea, quindi cerca di coinvolgermi sempre di più, ha una stima, c'è una stima reciproca con lui in particolare, ma con tutto il vecchio direttivo. E inizio a viaggiare con loro, inizio a stare con loro, inizio a far parte di loro. Quindi questa è la mia crescita nel passare degli anni, che però non mi ha mai potuto portare ad avere un ruolo vero e proprio, in quanto io faccio un lavoro particolare, o meglio facevo, perché adesso me ne occupo ancora, ma a livello commerciale sono un po' più dietro le quinte. Prima invece a livello operativo il mio lavoro spesso e volentieri mi portava via. Non mi dava preavviso, non mi dava pianificazioni, quindi non potevo prendermi un ruolo. Si può dire il lavoro che facevi precedentemente? Certo, io ho lavoro da anni nel mondo della sicurezza. Anche lì ho avuto una crescita esponente molto importante. Sono partito a 18 anni in Toscana, e quando sono andato con mio padre, non avendo studiato, purtroppo a me la scuola non piaceva, e fisicamente mamma... mi ha regalato un buon fisico, sono sempre stato un atleta, uno sportivo, e ho iniziato a fare buttafuori. Ho letto un giorno, ero lì, cercavo lavoro, avevo neanche 18 anni, perché sono andato a viaggiare a settembre, ne facevo a novembre 18 anni, ho 17 anni, negli annunci di lavoro vedo che questa agenzia di sicurezza cercava personale come buttafuori per le discoteche. Mm-hmm. Mando il curriculum, mi chiamo, sono andato a colloquio, mi prendono e inizio a fare il classico buttafuori. Eri già più o meno così fisicamente. E più magro, però sì, ero già... l'altezza diciamo era quella. Tra l'altro hai scelto una posizione, un posto favorevole per lavorare su un corallo lì, perché le discoteche nella Versilia sono belle toste. Sì. C'è un bel e movimento. Infatti ho fatto... pensa che la prima sera, tra l'altro quegli anni lì era diverso, non c'erano ancora patentini, licenze... e con me lavoravano per arrotondare un sacco di paracadutisti in Italia, perché lì a Pisa c'era Folgore, sì, quindi gente veramente pronta a fare la guerra, sì, gente che contro coglioni, se si può dire, sì, può non dire, metaforicamente, cioè, no. Non metaforicamente. E la prima sera, naturalmente io sbarbato, senza esperienza, senza mai aver provato questo mondo,
mi mettono giustamente in una postazione, diciamo, tranquilla. Tra l'altro senza radio, senza auricolare, senza niente. Secondo voi dove scoppa la bomba? Dove c'è? È sempre così. Cioè. Davanti a me. Quindi è io... la tua prima difficoltà lavorativa, come ti sei difeso? L'ho affrontata, certo, come è stata la mia vita, quindi senza sapere né A né B mi butto a capofitta. Per fortuna sul palco in console più alto c'era uno di questi ragazzi che era proprio un militare, okay, uno della Folgore, ed era un animale. Lui, essendo più in alto, ed è probabilmente dentro di lui, o gli aveva detto il responsabile, o lui di suo, sapeva di curarmi, sapeva che certo, era quello che certo, si è accorto subito di quello che stava succedendo e di me, che ero intervenuto nell'arco di un secondo, era al mio fianco. Però da lì hanno visto che era uno su cui potevo contare, capito? Hanno avuto la possibilità, quindi, di testare subito, sì, la prima sera la validità professionale. Io anche lì ho iniziato da lì a fare la mia escalation, quindi la ronda, che è quello che va in giro a controllare. Ho iniziato a fare le mie prime porte, che, per chi non lo sapesse, la porta in un locale è il ruolo più importante e più difficile. Quindi ho iniziato a fare le mie prime porte, da lì i miei primi concerti. E il mio primo concerto a Massa Carrara in Piazza Aranci, in Negrita. Negrita? Sì. Bel gruppo, a me piacciono in Negrita. A me piace. Il mio primo sottopalco, ma stiamo parlando di un sottopalco con due persone. Non esisteva, anno? In piazza. Anno? E se avevo 18 anni, sì, l'estate dopo, stiamo parlando del... Intorno al 2000? Sì. Sì, intorno a quegli anni lì. Intorno al 2002, intorno al 2000, 2002. Quindi i tuoi primissimi anni in questo lavoro qua. I primi concerti, sì, come dicevo, poi la Versilia era frequentata da russi, quindi inizio con i primi accompagnamenti, i primi servizi di... Beh, c'erano anche tanti VIP, quelli erano gli anni di Galliani, di tutta la sua... Sì. Di Jerry Calà. Andavo alla campanellina. La campanellina, certo. Come si dice, inizio i primi accompagnamenti, i primi servizi di guardia del corpo. Mi appassiono principalmente di questo tipo di servizio, quindi faccio un corso dove mi spiegano come si lavora, come si fa la guardia del corpo. È un corso, un'agenzia che rilascia questo patentino a livello internazionale, che in Italia non è riconosciuto, okay, in quanto questo mestiere, questo ruolo non è riconosciuto in Italia, ma all'estero è valido. Quindi mi insegnano come proteggere un personaggio, come pianificare gli spostamenti, e come guidare ad alta velocità in guida sicura in caso di... Quindi c'è tutta una procedura dietro. Su 7 giorni di corso tu vivi lì, dormi con loro per 7 giorni, ti spiegano tutto, fai un corso teorico e pratico, e questo non mi serve a livello burocratico perché in Italia non è riconosciuto, ma mi serve molto come bagaglio culturale e personale, la difesa personale, tutte queste cose qui, e quindi da lì cresco sempre di più, finché non inizio a avvicinarmi sempre di più al mondo dello spettacolo, inizio a frequentare i primi cantanti e a diventare responsabile della loro sicurezza durante le tournée. Quindi inizio a fare tournée con vari cantanti, adesso non voglio stare qua. Un paio ce l'hai. Dici almeno il più importante. Il più importante penso che Vasco Rossi sia il primo e il più importante con cui ho fatto 7-8 anni. E come responsabile della sicurezza, della sua sicurezza, per quello che è la tournée, quindi per conto. Infatti spieghiamo alle persone produzione. Che ci seguono, fare il responsabile della sicurezza di un concerto di Vasco, che significa? Tanto quanti siete? Allora, a fare sicurezza? A fare sicurezza. Dipende dalla location. Vasco Rossi penso che un minimo possa essere un palazzetto dove richiede 150-200 persone, a un massimo può essere... San Siro. Ai tempi c'era l'Henicam, Modena Park, ai tempi c'era l'Henicam Festival, dove arrivi a 700-800 operatori. E tu eri responsabile di una squadra o di tutti? No, io ero il coordinatore di tutti. Quindi tu cosa fai? Pianifichi? Questo era per tornare prima, che non ho studiato, quindi ho dovuto... Questa è una trasmissione libera, possiamo dire tutte le boiate che vogliamo. Parti dal piano di sicurezza. Quindi pianifichi quante persone ci vogliono, dove ci vanno, e questo riguarda tutto quello che riguarda lo show, ok? Quindi gli accessi, da quante persone, da dove entrano, da dove escono in caso di emergenza, dove mettere gli uomini, a che ora farli entrare, dove farli passare, tutto quanto.
ha la sicurezza, che era quello che mi occupavo io principalmente, proprio sua, dei suoi spostamenti, quindi dall'albergo, come si sposta, prendi contatti con le forze dell'ordine per far sì che ti fanno trovare la strada libera, sì, che non si bottini nel traffico, che non ci siano problemi di ordine pubblico nel suo passaggio, dove arriva, da dove entra. C'è da impazzire, in poche parole. Cioè, sì. Camerino, da camerino, portarlo sul palco, dove portarlo, come portarlo, il piano B, mille cose. Poi sai, ogni artista ha le sue esigenze. Sì, assolutamente sì. Quindi bisogna capire anche cosa vuole lui. Vabbè, stiamo parlando poi dell'artista numero uno della storia italiana. Ha un seguito, cioè io ho provato a fare delle tournée, delle città, con, che ne so, io ho fatto per dirti Lendor. Ok, quella indoor, non so se vi ricordate le date che faceva, cioè tipo il Forum da Sago, 10 Milano, 10 Torino, sì, 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 mi ricordo, 10 Bologna, cioè io mi ricordo 10 notti a Torino, che poi noi arrivavamo due giorni prima, andavamo due giorni dopo, quindi 14 notti a Torino, 14 notti con 300-400 fans sotto l'albergo, no, a cantare tutta notte le loro canzoni, quindi cioè anche lì non è che dici, non porti a cantare, è finita. La gente pensa, bravo, la gente può pensare, fa la sicurezza, fa la serata un'ora, sì, e chissà anche quanto guadagna. No, cioè, no, pensa a quello che c'è dietro. È sempre lo stesso discorso, come in tutto, come anche per questo programma. Ci sono delle cose dietro. C'è dietro un mondo, poi se vorrete magari un giorno... Ma la faremo una puntata su questa cosa che, sbaglio, ti ha portato anche a avvicinarti un po' di più anche alla tua squadra del cuore. Sì, perché poi dal mondo dello spettacolo sono passato al mondo dello sport, sono passato a occuparmi più direttamente della persona, mm-hmm, e non, quindi non più per conto di una produzione, okay, ma proprio per la persona stessa, quindi direttamente proprio come guardia del corpo, in primis di cantanti, tra cui uno mio carissimo amico, che approfitto per salutare, Jake La Furia, è stato il primo a darmi fiducia in questo ruolo. Salutiamo Jake, Io, ciao Fra. In primis ho iniziato anche il Dogo, quando loro avevano quei momenti di hype, di hype, e dove un altro caro amico, Emilio Zio, ha capito che da solo, a parte che era un po' più indirizzato a tour manager lui che a security manager, poi ha capito che da è solo tutti lui, e tre era difficile. Era forte Emilio in quegli anni. È stato lui a chiamarmi e a chiedermi di gestire la sicurezza dei Dogo. Quindi sono partito la prima volta con loro. Tra l'altro, tournée che ha interagito, ha partecipato? No, si è messa di mezzo, come si dice. Ah, ok. Interferito. Ha interferito nella mia, chiamiamola, carriera anche sportiva, che poi vi racconterò questo evento, perché a un certo punto della mia carriera pugilistica... Sì, perché c'è stata anche una carriera pugilistica, dove in tutto questo trambusto... Ho dovuto fare una scelta, se andare a disputare i campionati italiani in quanto campione regionale, e andare a giocarmi il titolo italiano o partire in tournée con il Dogo. Perché c'è questo aneddoto che praticamente lui, Matte, tanto comunque lo conosciamo, la sua storia noi la conosciamo, stiamo cercando di offrirla anche a voi. Matte in quell'anno lì vinse con Scardina. Me lo ricordo. Il titolo regionale. Me lo ricordo. Uno Scardina molto giovane, però già molto preparato. C'è il video su YouTube se lo volete vedere. Uno Scardina già con una buona preparazione, era giovane, era molto più giovane di lui. Era giovane, ma aveva già più di 50 match all'attivo, due guanti d'oro vinti. Fu una bella vittoria. Posso dire la tua miglior vittoria a livello di carriera? Come prestigio, allora, ad oggi, visto come è diventato lui. A livello di per quello che era lui, assolutamente sì, assolutamente sì. E quell'anno lui ebbe accesso alla finale nazionale per il titolo nazionale dilettanti. E dovete scegliere. Il problema è che era in concomitanza con la partenza della tournée di Club Dogo. Attenzione, perché io non lo so davvero questa roba. E quale fu la scelta? Il lavoro. Sono partito in Club Dogo e non hai fatto, ho mandato Daniele al mio posto. E chi vince? Daniele, che ha perso vince in finale, esatto, con me, lo mando al mio posto a disputare i campionati italiani. E Daniele arriva in finale e perde con Capuano la finale per diventare campione italiano. Io non voglio dire che se andava al suo posto non si sa, però non si può sapere, non lo sapremo mai. No, diciamo che... Detto ciò, lui ha scelto professionalmente il lavoro. Io posso dire che in quegli anni con i Dogo, se ne vedevano in tutti i colori, forse avrei scelto anche io il lavoro. Grazie, non sulla classe. Sì, anche con loro. Sì, vabbè, io arrivavo da Vasco Rossi, che vi assicuro che quegli anni lì non erano le tournée di Vasco di oggi. Certo. Era ancora era ancora il Vasco rock and roll. Ah sì. Sì.
adesso è blando, quindi è confronto. Beh, no, adesso è cambiata la persona. Ha altri ritmi adesso. Sì, altri ritmi, ma poi io penso che, senza parlare di nessuno, sia cambiate anche le sue priorità, le sue ambizioni. Cioè, il suo stile di vita è cambiato. Ragazzi, ha 70 anni. È cambiato il suo stile di vita. Io l'ultima volta che l'ho visto, l'ultima volta che ho lavorato con lui, che è stato dopo quello stop che aveva avuto perché era stato male, era cambiato radicalmente. Era un'altra persona. Lo dice anche nel suo documentario, che sì, gli hanno salvato la vita in quel momento, lui che se ne è sempre fregato. Ma quelle prima vi garantisco che erano un rock and roll. Lui ha spinto. Lui ha spinto tanto. Infatti nella sua vita lui dice nel suo documentario che è il supervissuto, quindi che è un... Lui è stato veramente come i gatti. Una tra supervissuto e sopravvissuto. Matte, comunque, per non ci perderci, sarebbero veramente miliardi di aneddoti. Lui. Bravo. Io da lì passo... a questa sicurezza privata, si guarda il corpo, inizio con Jake, perché poi da Viareggio torno a Milano, perché questo tipo di lavoro mi fa crescere, qual è la città migliore per poter crescere il lavorativo? Penso quindi torno Milano, a Milano, lascio la mia famiglia lì, torno a Milano, inizio a boxare, quindi inizio questa carriera pugilistica, continuo il mio lavoro, cresco sempre di più, inizio a avvicinarmi, Jake La Furia, finché in primis l'agenzia per cui lavoro mi offre la possibilità di lavorare per Mourinho. Addirittura. Immaginatevi, io mi chiama per andare a fare... De che stiamo a parlare? Capito? E nel privato, l'anno che lui era all'Inter, aveva bisogno di tre guardie del corpo per lui e la famiglia che stessero a casa sua, a Como, nel privato. Quindi io accetto subito di corsa e faccio un anno con lui. E anche lì spostavo i turni perché l'anno del triplette. Mamma. Quindi noi dovevamo occupare. Matte è un predestinato. Perché comunque. Io sono scioccato tanto quanto i nostri amici spettatori, perché sono cose che non sapevo minimamente. Cioè. Ma perché adesso ad oggi, parlando che si sono allineati i pianeti, se Matte è un predestinato perché va a fare il primo abbonamento allo stadio l'anno del Ronaldo il fenomeno. Non vede che la vittoria dell'Inter, ma vede Ronaldo. L'anno del triplete entra a lavorare a contatto con la squadra, quindi con Mourinho, però, no, non con la squadra ancora. Aneddoto che vi dico, vedrai che non è proprio così. Vai. Perché faccio quell'anno e noi eravamo in quattro per coprire le 24 ore, 8 ore a testa, e uno riposava. Sì. E io cosa facevo? Mettevo sempre i riposi quando giocavo all'Inter, in modo che potevo andare a vederlo. No? Esatto. Diciamo il triplete, poi vabbè, l'aneddoto che dicevo, lì è andata benissimo. Io poi, lui parte, quindi... torno nell'ambito musicale, nell'ambito eventi, quant'altro è, finché la mia società non prende la sicurezza della squadra. Dai. Quindi io vado a fare la sicurezza dell'Inter, della squadra. E per due anni viaggio con la squadra, a contatto con i giocatori, io viaggio con loro, in aereo con loro, mangio con loro, dormo con loro, giro il mondo con loro, che ho fatto paesi Stati Uniti eri stato. Sì, perché io ho fatto il tournée americana, Abu Dhabi, Cina, i ritiri, tutte le partite. Quando che figata, ragazzi! Che figata! Tifoso di quella squadra. Tifoso di quella squadra. Pensa come se sì, questo ti chiedesse... è un bene o un male. Adesso non voglio entrare in particolari per rispetto e correttezza, però bene o male. Ti sconfessi delle idee che hai? Sì, può essere, dico, può capitare. Sì. Se non vuoi entrare nel dettaglio, qua è libero, ognuno può dire quello che vuole, non abbiamo censura. No, no, sapete, ma sono cose che si sanno, no? Del Piero, per non parlare dell'Inter, che sono sempre che... Certo. Di Del Piero, di Maldini, di Totti, ce ne pochi, no? Assolutamente. Sì, chiaro. Certo. La maggior parte sono mercenari. Certo. Quindi, hai trovato una... immaginarvi quanto cazzo gliene frega della squadra per cui giocano. E io sapendo... È da tifoso quello. Meglio capito, non saperlo, io forse. Da tifoso... da ultras e sapendo che io ero lì con loro, ma di là c'erano i miei e sapevano cosa avevano fatto i miei per arrivare lì, per essere lì, cosa avevano rischiato, cosa vivevano, cosa i sacrifici, vedere certe scene, magari dopo una sconfitta, io volevo ammazzarli e automaticamente tra incudine e martello. Sì. Bruttissimo, però tu alla fine comunque tu hai fatto una scelta. Certo, certo. Quindi la scelta ad oggi ti porta ad essere nel direttivo della Curva, a livello dire che... di equilibrio non è no facile, però vuol dire che per comunque etica tu sei morale sei parte di una logica, di un gruppo e ti scontri con una realtà che però magari... è lavoro e quindi lui non scende, io sono d'accordo perché non scende al compromesso del lavoro, quindi dell'economia del lavoro che c'è dietro, e preferisce i valori e certo, quello chiaro. Che c'è dietro invece a un gruppo di persone, come dice lui, che viaggia, quello ti fanno passare la passione, cioè, se pensi a quello
Tanti mi dicono quello che fai, ma tanto poi vedi le scommesse, quello che scommette. Io penso che se sei ultras, devi credere in quello che sei te, in quello che costruisci nella tua curva, in quello che è la tua realtà. E devi la domenica andare a giocarti la tua partita sugli spalti. Pensare di vincere la tua partita sugli spalti. A prescindere da quello che fanno loro, poi è normale, siamo tifosi. Se la squadra Assolutamente. vince è bello. Però quello che c'è dietro a loro tu non lo potrai mai sapere. Se pensi a cosa c'è dietro, ai soldi che prendono, a quello, Smetti di cade guardare. tutto, capito? Invece non è così che devi viverla. Tu devi viverla per Devi rimanere nel tuo quello, ideale. bravo, il tuo ideale, quello che fai te, perché lo fai? Però sei una sorta di difesa, no? Della nostra città, rappresentiamo la nostra squadra, la difendiamo, mostriamo il nostro valore, portiamo in giro la nostra tradizione, i nostri colori, cioè devi credere in quello e devi basarti su quello. E se va bene Certo. quello, va bene tutto, poi del resto... Invece, Teo, una trasferta che ricordi veramente ostile, che proprio ti è rimasta impressa a livello di ambiente, a livello di popolo, di come la vivono, clima stadio, clima città. C'è proprio una trasferta che ti è rimasta dentro? Diciamo che gli anni 90, che sono i primi in cui ho iniziato a viaggiare per l'Inter, 90, primi 2000, diciamo, ogni trasferta aveva qualcosa di affascinante. Io non so se voi Erano vedetelo. belle calde, noi le vedevamo da casa perché eravamo No, noi piccoli. siamo Noi piccoli. siamo Però io vi dico che per dirti ogni partita, ogni trasferta su un treno speciale piccoli. Noi non abbiamo avuto questa fortuna. era emozionante, era divertente. Non passava, non c'era trasferta che non c'era una scintilla, o in un modo o nell'altro. Però ce ne sarà stata una dove tu ti sei Però se trovato, ma devo ricordare, anche europea, no, dove ecco, sei se devo magari in un posto che ti ricordare, sei sentito poco non sicuro. perché è successo qualcosa in particolare, che dire, ne sono successe molto di più in altre trasferte, ma una trasferta in cui respiravi proprio un'aria pesante per tutto, per il clima, per la città, per l'atmosfera, per la polizia, per gli avversari. E a Belgrado contro il Partizan, l'aria era veramente tesa. E Ma diciamo lì che Belgrado non è proprio consigliata per si fare dei respirava tour. nell'aria. Si respirava nell'aria. Sì, Poi, diciamo che. ripeto, non è successo niente di che, è stato un piccolo scaramuccio all'interno dello stadio. Beh, loro vivono un'atmosfera calda Ma... proprio a livello di Però sì, popolo, è proprio, cioè cioè, da dalla quando atterri a politica. quando risali. Senti che c'è qualcosa di diverso, non è? Certo. Senti che sei in una realtà che non è la nostra. Cioè, ma anche soltanto quando sei su sto pullman che ti guardi intorno, non lo so, la sensazione è strana. Lo senti nell'aria, Ragazzi, ma sono senti che popoli c'è che qualcosa di vengono da. ostile, Sono paesi che capito? vivono in una realtà che è veramente lontana da noi adesso, a parte tutto. No, ma stai scherzando, Comunque sono ragazzi. dinamiche di vita, di popolo, di politica, che creano poi quel tipo Assolutamente sì. di Diciamo che realtà. se mi dovessero chiedere qual è secondo te la città più accogliente al mondo, sicuramente Non non direi direi Belgrado, Belgrado. No, forse. Quella forse ce n'è qualcuna sicuramente per prima. quanto riguarda le sensazioni ostili, cioè il percepire la pericolosità, ma non soltanto della tifoseria avversaria, è proprio Sociale. dell'ambiente sociale, probabilmente in Serbia. Poi Tosta. te ne potrei raccontare tante, In ma vabbè. Italia invece? Se si Vabbè, può, chiaramente. sì, è inutile nascondere che Napoli per noi è sempre stata una trasferta. Da mille occhi. Sì, l'aria che si respira è sempre brutta. Poi adesso ultimamente non possiamo più andare per fatti che non sto a ripetere, che tutti siamo a conoscenza e ci rammarichiamo ogni giorno. Però è sempre stata una di quelle trasferte. Non tornavi mai a casa anche lì senza che qualcosa fosse successo, sempre, o in un modo o nell'altro. Andare a Napoli per noi è sempre stato ostile, come per tanti anni lo era Verona, Bergamo, però Napoli forse per noi interista qualcosa in più, la percepisci. Invece io ti volevo fare un'altra domanda, mi leggo al discorso, volevo farti una domanda prima sui giocatori, però andiamo oltre. Abbiamo visto tramite voci di corridoio, notizie, adesso c'è anche qualche pagina Ultras che magari trasmette qualche notizia di questo tipo,
che c'è stato un forte riallacciamento con i vostri storici gemellati, con i ragazzi della Lazio. C'erano stati dei momenti che non si capiva, io dico da esterno, non si capiva cosa stava succedendo. Ma guarda, io mi sento di poterne parlare tranquillamente, tanto non c'è niente da nascondere, non se ne sente offeso nessuno. Il tempo scorre, le cose cambiano. Come è cambiato il nostro direttivo, è cambiato loro. Solo che il nostro direttivo, chi c'era prima di noi, è stato bravo a trasmettere i valori che provava per loro e li ha trasmessi a noi. Il loro nuovo direttivo, non tutti all'interno del loro direttivo avevano appreso questi valori. In particolare un paio di loro, senza nulla togliere a loro, per l'amor di Dio, non sentivano questa appartenenza, certo, questa fratellanza. Non è che puoi imputargli nulla, ognuno la vive a modo suo. Io ho avuto il piacere e l'onore di confrontarmici personalmente a quattro occhi con loro. E è quello che gli ho detto, non è che nessuno è costretto a fare niente. E loro hanno espresso molto sinceramente e apprezzamento da noi che non sentivano più loro questa cosa, cioè non la sentivano molto, sai, non ci conoscevamo, non avevamo amicizia. Gemellaggio è una cosa seria, gemellaggio tra due tifosi è un sodalizio importante. Motivo per cui c'erano stati degli episodi che non rispecchiavano proprio questa fratellanza, per cui noi ci eravamo rimasti male. E c'è stato un momento in cui si era messo in dubbio questa cosa. E quindi noi abbiamo tranquillamente espresso il nostro desiderio e piacere di continuare questa cosa perché la sentivamo nostra e ci tenevamo. Abbiamo consigliato a loro di confrontarsi tra di loro, il loro direttivo, e capire se anche per loro era così. Allora, bene, diversamente, ognuno prendeva la sua strada, saremmo rimasti amici, però non si poteva continuare una cosa forzata. Loro hanno fatto, c'è stato un incontro, hanno avuto questo confronto. In questo confronto è stato deciso che quello che provavamo per noi era più forte. Hanno fatto un cambio all'interno del direttivo, non voglio dire cacciare perché è una brutta cosa. Hanno deciso queste, o probabilmente sono allontanati loro, non sono stati d'accordo. Quindi queste due persone hanno fatto un passo indietro. Sono entrate nel direttivo due altre persone, tra cui storiche, laziali, amici cari miei, e uno tra l'altro è un tatuatore, visto che siamo... Molto bravo tra l'altro, molto apprezzato. Tutti e due tatuatori che approfitto disegnano... per io, è un tipo di stile di tatuaggio che apprezzo molto, infatti tante volte gli ho chiesto se ci viene a trovare, io avrei piacere a farmi tatuare da lui. E disegnano anche le coreografie dei laziali, sono entrati loro, che anche loro invece hanno un sacco di stima e rispetto... nei nostri colori, nella nostra amicizia, e quindi questa cosa ha fatto sì che il tutto si riamalgamasse e forse ancora più di prima si solidificasse ancora di più questo. E vi do un inedito che non si dovrebbe dire, vabbè, un'esclusiva per chiacchiere da barber, anzi per taglio corto. Settimana prossima ci sarà Lazio Inter e succederà una cosa che non vi svelo, che mostrerà proprio questo proseguio di amicizia. Che termine hai usato te? Io ho usato sodalizio. Questo sodalizio, questa fratellanza, questo rafforzamento di questo sodalizio verrà mostrato agli occhi di tutti, perché sarà... Allora noi aspettiamo questa sorpresa, che alla fine ha detto, beh, la voglio anticipare, non ci ho anticipato niente. No, no, detto che ci sarà. Non è che può... Se mi dico cosa ci sarà... Bravo, perché ha lasciato la curiosità, Questo è l'effetto, però, sorpresa. Mostreremo agli occhi di tutti quanto ci teniamo a questa cosa. Sì, questo varrà comunque, sarà importante ribadire, perché comunque poi nel mondo ultras, come in tutti i mondi, girano poi le chiacchiere, le voci, quindi avrete modo di rispondere a questa cosa qua. Allora, io volevo chiudere con una domanda... Chiudere per rispondere alla sua domanda e alla tua, che probabilmente si è dimenticato, che ci siamo persi via. No, quella del calciatore. No. E quindi questo è il mio avvicinamento dal mondo della musica al mondo dello sport, col lavoro e quant'altro. E questo lavoro naturalmente non mi poteva permettere di avere un ruolo definitivo all'interno della curva. Ah, ok, ti ricolleghi al lavoro con la squadra. Certo, perché io, per la squadra o con i cantanti, perché io senza preavviso... poteva squillarmi il telefono, domani partire con lui, e quindi
non avevo pianificazione, non potevo prendere nessun ruolo. E per esigenze mie personali e familiari ho deciso di abbandonare il mio lavoro a livello operativo, ma di seguirlo solo a livello commerciale. E quindi ho molto più, cioè non parto più per lavoro. Ok. E almeno che ci sia proprio un'esigenza particolare, un cliente particolare per cui devo per forza farlo io, ma se no gestisco tutto dall'ufficio, da casa. Quindi questo mi ha dato la possibilità di avere più tempo e di poterlo dedicare a quello che è sempre stata la mia passione. In concomitanza, dopo la tragedia dell'anno scorso, il nuovo direttivo, il nuovo corso ha avuto esigenza anche di aiuto, perché Andrea con le sue restrizioni non può venire allo stadio. Marco, che è stato il primo a dargli l'appoggio per aiutarlo, da solo è difficile gestire una curva, in più siamo amici, ci troviamo bene e quant'altro, e mi hanno chiesto comunque se, visto che avevo più tempo, mi andava di insieme a lui organizzare e gestire quello che è il tifo organizzato, e io ho preso l'occasione per finalmente ricoprire un ruolo che poi è la tua passione. Che è la mia passione, che tra virgolette mi ha sempre appartenuto, no? Sempre... Sì, alla fine anche negli anni in cui ti eri distaccato si sentiva la nostalgia, la malinconia con cui magari ogni tanto tu parlavi del mondo ultras. Alla fine, come dico sempre anch'io tante volte, quando una roba ce l'hai dentro, a volte la reprimi, però se poi è così forte da venire fuori, allora devi accettarla e agire di conseguenza. Allora ragazzi, io hai chiuso perfettamente, perché la mia ultima domanda era come sei ritornato appunto ad essere nel direttivo della Curva Nord. No, l'avevi già fatta. No, l'hai chiusa tu perfettamente, quindi io ti ringrazio per essere venuto. Grazie, veramente è stato un piacere, ringrazio voi per avermi dato la possibilità di... Di raccontarti. Parte, sì, di raccontarti una piccola parte. Infatti io direi che se poi le persone apprezzeranno, potremmo fare anche qualche altro contenuto anche sul lavoro, perché è una roba che secondo me ci sono delle sfaccettature, degli aneddoti che sarebbero molto interessanti. Che avrebbe tanto da raccontare, ragazzi. Adesso, tutto non si può, perché parliamo no, poi mettiamo di cose, parliamo di privacy, di anche persone, mettiamo i beep, le censure, ci sono dei segreti professionali, però tante ve le posso raccontare. Qualcosa di divertente. Ragazzi, spero vi sia piaciuto, che siate rimasti affascinati dal racconto come me e Francesco. Addirittura affascinati. Sì, dai, alcune situazioni sono affascinanti. Al di là di ogni ipocrisia, no? Che sono belle sentire le storie delle persone, soprattutto certe storie che comunque possono... Diciamo che la mia professione mi ha portato a vivere emozioni, situazioni che... Purtroppo non tutti possono vivere. Quello sto dicendo. Ma poi diciamo una cosa. È una fortuna, però io ho fatto 20 anni con la valigia in mano a viaggiare con personaggi di spicco del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo. Quindi io, che sono un ragazzo umilissimo, che ho un lavoro normalissimo e uno stipendio altrettanto, ho provato a viaggiare in business class, avere alberghi 7 stelle. Poi c'è anche un riconoscimento professionale, perché quello che noi tentiamo di fare dall'inizio del nostro format, che però non è solo sul mondo ultras, abbiamo già precisato, ma è sdoganare anche il pregiudizio che c'è su certe figure. Sì. Uno, ripeto, rivede l'ultras, l'ignorante, la cosa, ma te è una persona che è tanti anni che frequenta lo stadio, e la sua passione è il suo grande amore, l'Inter e la Curva Nord, però ha un bagaglio culturale che non è legato all'istruzione scolastica, no, ma è legato all'istruzione di vita che ha avuto con esperienze con grandi artisti. Che personalmente ti dico è quella che conta. È quella che conta. Questo è mio parere personale, però. Ragazzi, chiudiamo con questa perla di me e Francesco. Ringraziamo di nuovo Matte, grazie mille di essere stato con noi. Ci vediamo nella prossima puntata di Taglio Corto. Seguiteci, attivate la campanella. Ragazzi, mettete like nei nostri video di YouTube, iscrivetevi al canale anche su TikTok e su Instagram. Ci vediamo presto. Ben presto saremo anche su Twitch. Ciao ragazzi, buona serata. Tutte le novità. Ciao.